una rusticità pazzesca, se non altro fino ad oggi 82 74 6 questo ha un tannino sovraestratto eccessivo rispetto alla struttura del vino. Com'è quest'annata di Brunello? La 2010 è un'ottima annata per il Sangiovese, ce ne eravamo già accorti negli assaggi negli anni precedenti per dire in Chianti Classico, lo conferma anche qui a Montalcino, fermo restando che i grandi vini anche quest'anno li fanno i soliti bravi, bravissimi, preparati produttori. Con questo voglio dire che non tutti i vini della 2010 sono dei grandi vini, rimane il fatto che ci va un bravo produttore capace che sappia interpretare un'annata in effetti così felice. Rosso di Montalcino è sicuramente la tipologia cresciuta maggiormente negli ultimi anni, e perché ha preso un'identità più sua, e meno Brunello mancato, e più un vino con una sua fisionomia. Un'annata come la 2013 dà modo di avere dei vini molto freschi, da sbicchierare, mettere a tavola senza bisogno, no, di abbinamenti assurdi. È un'annata che ci piace molto.